sono rimasto bloccato in un incidente che non mi ha riguardato, mi dispiace. Normalmente arrivo con largo anticipo, come sapete, raramente sono in ritardo, ma stavolta il destino era inevitabile. Allora, solo due parole, purtroppo io non potrò stare con voi perché a Trempini mi chiamano immediatamente, chiedono immediatamente che mi allontani. Due parole di saluto. Grazie innanzitutto a Rossella D'Acqui di essere qui presente e in qualche modo di rappresentare assieme ai miei colleghi Mario Cirillo e Massimo Gabellini il sistema nazionale. Come presidente di ISPRA io sono presidente anche del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e quindi ci ho tenuto molto che questo, diciamo, incontro, e poteva essere semplicemente un incontro strettamente tecnico, tra pochi esperti in qualche modo, assuma anche la valenza di un workshop di confronto più ampio su un tematismo che è estremamente importante, è vero, senz'altro importante in sé, ma io credo che la metodologia e le modalità siano ancora più importanti. Cioè l'intercalibrazione e il confronto credo debba essere pane quotidiano per tutti noi. Potrei dirvi che è la stessa cosa nella meteorologia, è la stessa cosa nella qualità dell'aria, è la stessa cosa in qualunque materia, argomento, per qualunque grandezza noi dovremo o dobbiate affrontarla per il futuro. È un sistema distribuito, è un sistema in cui ci sono le agenzie regionali e provinciali, c'è ISPRA, è un sistema nel quale le competenze non sono omogenee, le metodologie non sono omogenee, ma c'è anche un'affermazione di biodiversità, cioè non sempre, fondamentalmente, la diversità è un elemento negativo, è un elemento nel quale sostanzialmente può far crescere la resilienza del sistema. Guardate, questo è un concetto importantissimo che in questo momento stiamo affrontando anche nell'ambito della modellistica e qualità dell'aria. Possiamo avere approcci diversi, metodi diversi, non devono assolutamente essere un elemento negativo, devono essere portati ad essere concorrenti nel senso più positivo e armonizzati. Questo ci dà un elemento di forza, non un elemento di debolezza. Nell'attuale sistema di previsioni meteorologiche del Sistema Nazionale di Protezione Civile c'è ad esempio una piattaforma, oggi sia una piattaforma, un modello di riferimento che non è il migliore, probabilmente non è il migliore anche se è assunto, ormai è stato assunto anche tutti e due a livello europeo dal centro delle CMWF. Poi i nodi regionali hanno delle loro modellistiche, dei loro approcci che complementarizzano, che sono di riferimento, si complementarizzano a questo riferimento. Cos'è il riferimento? Non è detto che sia la migliore soluzione per quell'ambito territoriale o per quel fenomeno, ma è il modo per poter confrontarsi a livello nazionale. Ci può essere una variazione in più, una variazione in meno, un elemento che ci suggerisce un elemento in più, un elemento in meno, rispetto ad un misurabile. Bisogna ricordarsi sempre che il misurabile rispetta a qualche cosa, no? Mi sembra che ci sia un film francese molto interessante di una famiglia oppure di una coppia, non mi ricordo più bene, insomma, ormai abbastanza recente, anzi recente, nel quale c'è questo sviluppo di un padre e una figlia che passano la loro vita a misurare, no? E alla fine la figlia muore il padre, continua a fare queste misure e va a Parigi, no? Per misurare il metro, cioè dire se il mio metro è giusto o sbagliato, ma va a Parigi. Cioè c'è un punto di riferimento rispetto al quale fare una definizione del reale che misuriamo. Propensi usa questa vicenda, poi fa innamorare con un altro, insomma c'è tutta una storia sentimentale dietro questa metrologia. Beh, vorrei ricordare a tutti che Laplace, non so se avete mai letto la storia di Laplace era spese la sua vita per misurare sostanzialmente la circonferenza della Terra, cioè per riuscire ad avere una misura della circonferenza della Terra. Laplace è un grandissimo matematico, esiste l'equazione di Laplace, penso che molti di voi l'abbiano incontrata, no? E il sistema, la misura è un elemento
permanente dentro di noi, rispetto ai nostri sensi, rispetto a tutto. Allora, io in questa attività ringrazio i colleghi Romano e Osili, perché spingono molto, hanno spinto molto per questa materia, quindi le ringrazio moltissimo anche per l'attività di campo, l'attività portata avanti. Però ho voluto sottolineare in questo mio saluto questa volontà a portare avanti questi workshop in questa, diciamo, dimensione, in questa direzione. Ho voluto che fosse anche in questa sala, anche se non è piena, l'ho voluto io, ho voluto chiedere al Ministero, perché non mi importa se oggi non è pienissima come nelle occasioni che c'è il Ministro, riescono tutti, tutto il resto. Dobbiamo anche incontrarci a discutere di cose operative, tecniche, no? Di contenuti, nella serenità di luoghi adeguati, non intanandoci in un ufficio, no, dando il giusto rispetto alle materie che trattiamo. Credo che questo sia un elemento importante, credo che sia un altro elemento, un segno che vorrei lasciare di questa presidenza, e spero che questo strumento possa essere dei workshop, possa essere continuato ad essere, potrà continuare ad essere utilizzato proprio nell'ambito della SNPA. Ieri Rossella D'Acqui ha fatto un magnifico intervento sulla condivisione dei, la verità, della condivisione e l'interpretazione degli articoli 3, 4, 3, 5, 3, 4 e 11 della 132 del 2016, ovvero la condivisione, l'interoperabilità, la disponibilità delle informazioni ambientali e della responsabilità che noi abbiamo nell'informazione ambientale e nel dato ambientale che è ufficiale per il Paese. Da gennaio in poi comunque noi avremo la responsabilità, ce la dovremo conquistare a gomitate, ma avremo la responsabilità del dato ufficiale, compresa in questa materia che trattiamo oggi, questo rispetto anche alla magistratura. Quindi buon lavoro, grazie a tutti, io vorrei stare qui con voi, mi dispiace ma devo schizzare via da un'altra parte, quindi lascio Mario, lascio Massimo, lascio Rossella, per me sono compagni di strada da lunghissimo tempo. Grazie a tutti, grazie di essere venuti, scusate il ritardo. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per questa introduzione. Mi sentite? Sì? Poco? Vabbè, mi avvicino al microfono. Vabbè, io credo che il mio compito sia quello adesso di dare, come dire, un inquadramento di carattere generale e poi lascio a Rossella invece il dettaglio proprio sul tema Mario. Facciamo un po' di storia perché può essere interessante, no? Oggi si parla di un'attività che è inquadrata, diciamo, nel programma triennale del sistema. Cos'è il programma triennale del sistema? È quell'insieme di attività, diciamo, tecnico-scientifiche ma anche strategiche che il sistema dell'agenzia, una volta si diceva il sistema agenziale, con un termine non proprio brillantissimo, ha cominciato a darsi fin dal 2010, è del 2010 che c'è il primo programma triennale delle agenzie, che ha prodotto una serie di cose, dopodiché nel 2014 è partito il secondo piano triennale. Perché dico questo? Perché diciamo, dal primo al secondo c'è una crescita di consapevolezza del sistema. A conclusione del primo programma triennale si sono esplicitate non solo i punti di forza di quello che era stato fatto, ma anche i punti di debolezza. E c'è scritto nel documento del secondo piano triennale, quello 2014-2016, si dice le principali criticità riscontrate nel precedente piano sono, leggo, cito, e non lo dico io, lo dice il documento, lo scarso coinvolgimento o comunque partecipazione del MATM, soprattutto in relazione al potenziale contributo che da questa amministrazione può venire per la formalizzazione e la diffusione dei prodotti dell'SNPA, in particolare di quelli aventi natura tecnico-regolamentare. Un'altra criticità che va evidenziata è di carattere interno all'SNPA ed è inerente alla scarsa diffusione tra gli operatori del sistema dei prodotti che man mano sono stati prima predisposti e poi approvati dal Consiglio federale.
Questo si diceva a conclusione del precedente piano triennale e inizio del piano triennale che tuttora è in corso e che, guarda caso, va dal 2014 al 2016, sembra fatto apposta, perché poi nel 2017 entra in vigore la legge che istituisce l'SNPA e quindi, come dire, si apre veramente una nuova stagione. Ecco, il secondo piano triennale, quello 2014-2016, si è concentrato soprattutto per risolvere queste criticità. Allora, la criticità, diciamo, intramenia all'interno del sistema è stata superata mettendo, tanto per dire, sul sito internet di ISPRA in evidenza SNPA, facendo dei seminari in istituto, andando a trovare le ARPA, incontrandosi di più, contaminandosi di più. Per cui queste attività del sistema, che qualcuno ha detto prima erano un'attività da club, no? Un club più o meno esclusivo, sono diventate un'attività invece di tutti. Oramai è difficile trovare qualcuno che non sappia cosa sono le attività del piano triennale dell'SNPA. Vi assicuro che ai primi tempi, quando De Bernardini mi disse: Mario, occupati di questa roba, 2 anni fa, parecchi colleghi mi dicevano: ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Quindi di strano è stata fatta. Ci siamo abituati un po' di più a lavorare insieme, a fare squadra, che è la cosa più complicata, in una situazione, come diceva il Presidente, di grande biodiversità, perché ci sono delle differenze e anche qui punti di forza e punti di debolezza, perché la biodiversità è forza, però ovviamente bisogna imparare a parlare insieme, bisogna mettere in sinergia le diverse, come dire, potenzialità, e questo non sempre è facile. Uno dei compiti principali poi nell'implementare questa nuova legge sarà proprio quella di salvaguardare la biodiversità che c'è, ma facendo sì che alla fine la salvaguardia ambientale sia omogenea su tutto il territorio, no? La partita dei LEPTA, famosi livelli essenziali di protezione tecnica ambientale. Perché? Perché il siciliano o il valdostano hanno diritto alla stessa salvaguardia, alla stessa protezione ambientale. Ecco, le attività che vengono descritte questa mattina si inseriscono in questo quadro. Oggi si parla di sedimenti marini, si parla di intercalibrazione, di interconfronto. Ci tengo a dire che, diciamo, ISPRA su queste attività è attiva da diversi anni, ma su vari fronti, si fanno attività di interconfronto su varie matrici, non solo sui sedimenti marini, ma anche sull'aria, sulle acque, ed è un'attività che oramai, diciamo, ISPRA fa con tutto il sistema, direi in maniera egregia, tant'è vero che sempre nel piano triennale ci sono delle reti di referenti e dei gruppi di lavoro impegnati. Oggi l'enfasi è sui sedimenti. Anche qui il problema è quello di, come dire, lavorare bene tutti insieme, consapevoli che ci sono invece delle differenze tra le diverse agenzie che vanno in qualche modo, come dire, compensate e messe a sistema. Io mi fermo qui e cedo la parola a Rossella D'Acqui, che magari entra un po' più nel merito dell'argomento con più competenza. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Presidente ha detto che l'intervento di ieri è andato benissimo, per cui adesso per un po' posso prendere, vivere di rendita e quindi oggi andare sul tranquillo. Ma io devo dire che quando ho dato il titolo dell'intervento mi veniva da ridere, perché in realtà, come dire, è talmente evidente, è talmente chiaro, è talmente, come dire, nella consapevolezza di noi tutti che la standardizzazione sia importante, che in qualche modo mi diceva da fare un intervento per scaldare l'acqua calda, perché in realtà, come dire, io credo che proprio perché questo è un momento di confronto interno al sistema, abbia senso da una parte, vabbè, ribadire i concetti dell'acqua calda, perché comunque quelli ci sono e sono importanti e a volte ce li dimentichiamo e li sottovalutiamo. L'episodio del nostro, come dire, satellite che si è schiantato perché era stata utilizzata una diversa unità di misura, credo che possa essere portato come elemento assolutamente, come dire, chiaro di che cosa significa parlarsi usando
un linguaggio diverso, un'unità di misura diversa, un metodo diverso. Quindi è evidente, però io devo dire che nel breve saluto qualche elemento è evidente, in qualche modo va ribadito perché costruisce il percorso, ma da questo nascono, proprio perché questo è un momento particolare, alcune suggestioni che vale la pena di cogliere e di avere presenti nel momento in cui si discute anche su un tema puntuale, anche su un tema tecnico, perché in questo momento in qualche modo cambia un po' la prospettiva nelle quali discutiamo. Noi abbiamo sempre discusso, e per noi intendo sia le agenzie, sia ISPRA, sia nei rapporti che ci sono stati in questi anni, parlandoci fra di noi e in qualche modo con la difficoltà che il nostro parlare tra di noi poi in qualche modo andava sostenuto all'esterno, perché non era detto che il nostro parlare tra di noi fosse quello considerato di riferimento. Questo aspetto però, come dire, in questo momento sta cambiando, insomma. Noi fino ad oggi abbiamo ragionato in questo modo qui. Di fatto è vero che c'erano agenzie che avrebbero dovuto comunque andare nello stesso senso, avrebbero dovuto camminare tutte nella stessa direzione, nascevano dalla stessa legge per fare le stesse cose. E tutti noi sappiamo che il sistema italiano è un sistema macchia di leopardo, con differenze e con, come dire, non una univocità forte nell'approccio alle cose. Nel merito, oggi parliamo di standardizzazione metodologica nei sedimenti e tutti noi, tutti voi sappiamo benissimo che metodi differenti danno risultati differenti, che il metodo molto spesso viene, come dire, individuato, determinato, standardizzato sulla base del risultato a cui tendiamo, dell'oggetto che dobbiamo ottenere, quindi magari tutti analizziamo la stessa cosa ma avendo scopi differenti la nostra metodica di indagine è diversa e quindi ci porta a risultati che poi magari non ci servono, con pretrattamenti diversi, con risultati profondamente diversi, su cui, come dire, vi ho portato solo qualche pubblicazione. Il mondo sta parlando, dice tante cose. Vi porto solo un esempio per dire come, rispetto alla tossicità, la tipologia, la metodologia di analisi del sedimento può darci risultati profondamente diversi, su cui magari, come dire, poi andiamo a interrogarci sul perché. Ma da tutto questo, come dire, è evidente che noi, al di là del non essere una torre di Babele che si presenta e ragiona parlando lingue diverse, e attraverso un concetto che in questi anni comunque noi abbiamo cominciato ad elaborare, non eravamo ancora SNPA, però abbiamo sentito in questi anni l'esigenza di mettere a confronto i nostri metodi, di mettere a confronto le nostre procedure, di arrivare ad un metodo normalizzato di indirizzo che fosse omogeneo per tutti, perché eravamo consapevoli che nel momento in cui tutti insieme andavamo a dire che il metodo giusto era quello, diventavamo un pochino meno attaccabili, diventavamo un po' più forti, diventavamo un po' più soggetto di riferimento. E questo è uno sforzo che abbiamo fatto, abbiamo ragionato, c'è il gruppo che si occupa, il gruppo di lavoro sui laboratori, è forse uno di quelli che ha lavorato da subito in questa consapevolezza e in questi anni circuiti di intercalibrazione, metodiche, manuali sulla valutazione dell'errore, tanti documenti sono stati come dire, prodotti dal sistema, i metodi di prova normalizzati, la verifica prestazionale, gli interconfronti sono diventati un'attività di sistema oggi abbastanza normale. Però, come dicevo all'inizio, quello che è cambiato è un po' il contesto di riferimento. Come dire, noi abbiamo una serie di laboratori che si sono accreditati per alcune metodiche su Accredia. Oggi noi sappiamo che cominciamo a standardizzare insieme
metodiche di riferimento che non sono ancora così accreditate, nel senso che, come tutti sappiamo, le agenzie e ISPRA si sono accreditati per quelle attività che in qualche modo potevano avere dei conflitti, potevano determinare delle resistenze da parte dei soggetti verso i quali facevi l'analisi. Il fatto di essere accreditato ti copriva le spalle, quindi ti diceva: questa analisi è fatta con tutti i crismi, non mi potete rompere le scatole. Sull'ambiente le analisi accreditate sono molto meno, ma oggi noi ci poniamo in un modo diverso nei confronti di questo processo, perché oggi noi stiamo puntando, a partire dal gennaio dell'anno prossimo, alla rete dei laboratori del sistema. Allora noi parliamo di rete, allora se parliamo di rete e diventiamo il soggetto che per legge definisce le linee guida, diventiamo il soggetto che per legge deve dare gli indirizzi di carattere tecnico rispetto alle cose che facciamo, allora il processo va rivisto, ma va rivisto con accredia, perché diventiamo un soggetto diverso. A quel punto siamo noi che determiniamo il metodo, ci andiamo ad accreditare laboratorio per laboratorio sul metodo che abbiamo individuato noi, facciamo accreditare il metodo e vale per tutti, funzioniamo come un laboratorio multisito in cui quel metodo vale, è lo stesso per tutti. Sono, come dire, prospettive sulle quali dobbiamo cominciare a ragionare, perché è cambiato il nostro ruolo nel processo. Non siamo uno di quei soggetti che adotta un metodo e qualcuno deve verificare che lo adottiamo in modo corretto. Siamo noi che decidiamo qual è il metodo. Questo cambia la prospettiva, cambia la nostra responsabilità, ma cambia la prospettiva. Perché la 132, quando ci dice che la normativa tecnica deve passare dal Consiglio nazionale, di fatto ci dice che i soggetti che fanno la normativa tecnica siamo noi. Ci dice che per il Paese, se il Consiglio nazionale approva un metodo di analisi dei sedimenti, quello è il metodo di analisi dei sedimenti di riferimento nazionale, non il metodo fatto dall'Uni o il metodo fatto dall'università o il metodo, è il metodo fatto dal sistema. Allora, questi processi che abbiamo iniziato a fare insieme diventano processi molto più importanti, diventano processi che ci devono dare la consapevolezza che a questo punto non stiamo lavorando soltanto per, come dire, irrobustirci le spalle di fronte all'interlocutore, ma stiamo lavorando per essere il riferimento, che è proprio una prospettiva diversa. Stiamo lavorando per essere il soggetto al quale chi fa quelle tipologie di analisi deve riferire, per diventare il soggetto che definisce le regole del gioco. E allora diventa ancora più importante, momenti come questi diventano momenti fondamentali, perché diventano i momenti in cui il sistema si costruisce e diventa esso stesso punto di riferimento, con una capacità potenziale che noi abbiamo, che è fortissima, perché noi tanto siamo abituati a confrontarci e poi ci confrontiamo su elementi molto tecnici su cui siamo in grado di capire cosa succede se facciamo una scelta o ne facciamo un'altra. Io stamattina leggevo che da un'indagine che è stata fatta in Italia, l'aspettativa di vita nelle Marche e a Trento è di 4 anni di più rispetto alle regioni del sud Italia, che invece hanno 4 anni in meno, che sono praticamente l'aspettativa di vita che c'era nel dopoguerra. Come direte, che caspita c'entra? Tutto questo a fronte di LEA che sono uguali per tutto il paese. Cioè, i livelli essenziali di assistenza sono stati definiti dallo Stato, dovrebbero essere uguali in tutto il paese. Il sistema sanitario evidentemente non è in grado di realizzare i LEA in modo omogeneo, perché se io ho una situazione per cui nelle Marche e a Trento ho 4 anni in più di aspettativa di vita, molto questa aspettativa di vita deriva dalla capacità del sistema sanitario di fare prevenzione, di fare cura. E io mi chiedevo, noi adesso stiamo facendo questa grande scommessa sui LEPTA, la vediamo come una grande potenzialità, non è che poi ci ritroviamo tra 20 anni che comunque la Sicilia e Trento hanno
come dire, una capacità di raggiungimento dei LED diversi. E però mi dava anche una risposta, che era quella che il sistema sanitario è un sistema enorme dal punto di vista della quantità delle persone, che lavora molto per categorie, per profili, e ragiona sulle prospettive della sanità, molto spesso i medici con i medici, gli infermieri con gli infermieri, i pediatri con i pediatri, i chirurghi con i chirurgi. E allora forse già un elemento forte di differenza, che noi siamo un po' meno, perché poi alla fine in tutto il paese non raggiungiamo le 12.000 unità, ma siamo soggetti che si confrontano nel merito, e quel confronto vale per il sistema. Cioè, mentre gli infermieri si confrontano tra infermieri e producono delle decisioni, non è detto che quelle decisioni siano condivise dai medici, non è detto che siano condivise dalla struttura amministrativa, non è detto che siano condivise da tutti i soggetti che compongono la sanità. Per quanto ci riguarda, una volta che noi abbiamo condiviso tra le agenzie di ISPRA il processo, la metodologia, quella è, non c'è qualcun altro che l'adotta, siamo noi. E siamo noi integralmente, con tutte le nostre competenze, le nostre capacità, le nostre diversità. Come dire, chi arriva dopo è sempre più fortunato, probabilmente, come dire, abbiamo la possibilità di lavorare tenendo conto degli errori passati. Però questo significa che anche qui noi, in questa grande scommessa di un sistema che diventa sistema, che ha una rete di laboratori, e quindi lavora avendo, come dire, un solo grande laboratorio di riferimento, che è capace di confrontarsi e di costruire metodi, procedure, istruzioni operative comuni, la potenzialità di partenza è proprio diversa, è un'altra cosa. E quindi noi forse possiamo farcela, se ci crediamo e se davvero le cose che facciamo le facciamo puntando a quello, su questo. Noi abbiamo in questo momento, io credo, una grandissima potenzialità, abbiamo la possibilità di costruire strumenti potentissimi, e dobbiamo lavorare sapendo che stiamo facendo questo, dobbiamo lavorare sapendo che quello che stiamo facendo non è banalmente una discussione interna di carattere tecnico su cosa è meglio per misurare la granulometria dei sedimenti. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo costruendo uno dei mattoni su cui costruiamo il sistema, perché quello diventerà il sistema di riferimento di tutto il sistema e di tutto il paese. E quindi, come dire, è un processo proprio diverso, sul quale in questo momento abbiamo la possibilità di investire con entusiasmo per costruire un sistema forte. E credo che l'occasione non vada persa. Sul mare, tra l'altro, abbiamo anche, come dire, un'altra possibilità da un certo punto di vista. In questo momento la Marine Strategy, come dire, ha dei soldi, cosa che non abbiamo mai da nessuna parte, quindi vuol dire, è una roba così strana che è quasi improbabile, tutte le volte non ci credi nemmeno. Ha dei soldi per fare delle cose. I miei ragazzi, quando tornano dalle riunioni che hanno fatto con le altre agenzie, con ISPRA, sono sempre entusiasti, vorrebbero fare di più, perché vedono la forza, la potenzialità delle cose che potremmo fare, perché si rendono conto che tante cose ormai siamo abbastanza maturi da poterle fare in casa, ormai abbiamo una tale professionalità da potercele fare in casa. E allora magari anche questa può diventare in prospettiva, se tutti abbiamo questa consapevolezza, un momento di costruzione di un futuro più forte, in cui il sistema, come dire, introietta capacità, potenzialità che oggi in qualche modo esternalizza, perché non ha poche risorse, ha poche. E allora, da questo punto di vista, come dire, il messaggio, come dire, che mi piace lasciare come saluto e come augurio di inizio lavori, è che noi siamo un piccolo sistema che può diventare un grande sistema. Ogni occasione, ogni momento di confronto, se vissuto verso quell'ottica, ci fa diventare più grandi e più forti tutti. Grazie. Ora è un po' complicato dopo l'intervento di Graziella dire qualcosa che. Io però ci provo ugualmente, anche perché il mio ruolo è di moderatore, e quindi
distribuire tempi e interventi, però due cose vorrei dirle prima di iniziare la sessione numero uno. La prima è l'organizzazione e questo workshop rendono me particolarmente orgoglioso, perché con Elena abbiamo iniziato questo lavoro una ventina d'anni fa in una stanzetta, un piccolo setaccio a voi, e da lì poi ho continuato su altre strade. Elena, mattone dopo mattone, ha costruito questo laboratorio, ha messo insieme ricercatori e tecnici, e adesso ci troviamo qua a confrontarci con 38 laboratori in Italia, questo da un punto di vista mi riempie di orgoglio. La seconda questione, riprendendo per quello che posso fare le parole sia dell'intervento che mi hanno preceduto, in particolare di Rossella, è vero, bisogna crederci in questa cosa. Nel secondo piano triennale che Mario ha citato, per la prima volta compare il mare. E quindi per la prima volta abbiamo la possibilità, c'è stata la possibilità di inserire questi temi, anche se per il momento in punta di piedi gli aspetti metodologici sono molto importanti, però il lavoro che si sta producendo e che dovrà avere un esito a scadenza del piano sta dando i suoi frutti, questa capacità di parlarsi anche con difficoltà, anche superando le resistenze, perché appunto, come diceva Giuseppe Rossella, poi Trento è diversa dalla Sicilia, Est è diverso da Ovest, quindi ci sono situazioni consolidate, però il dialogo continuo con questa disponibilità e capacità stanno facendo superare. Io in particolare ho assegnato anche questo compito di coordinare, anche se siamo tutti allo stesso livello, il gruppo mare, quindi l'area strategica, il gruppo mare con le agenzie, e devo dire che in questa ricognizione che si sta facendo su appunto i livelli di prestazione, di capacità che ciascuno di noi ha, che tutte le agenzie hanno rispetto ai temi che il mare ci pone davanti, sta arrivando a un punto molto importante, quindi si sta fornendo una fotografia dalla quale si partirà per definire i livelli essenziali, e il dialogo, il metodo di condivisione e questo orizzonte, che effettivamente è un orizzonte importante, ha fatto breccia in tutti noi, e su questo vogliamo continuare a lavorare. Adesso io inviterei i relatori a salire qui sul tavolo, quindi Elena Romano, Chiara Maggi, Gabriele Matteucci e Maria Celia Magno. Allora, la sessione ha il titolo La granulometria dei sedimenti marini come strumento di supporto negli studi ambientali. Gli interventi saranno 4. Cominceremo, saranno ognuno di 20 minuti, quindi io sarò molto severo nel tentare di tenere i tempi, anche perché abbiamo iniziato con un pochino di ritardo. Il primo intervento sarà di Elena Romano, che ci farà una panoramica sulla distribuzione dei sedimenti lungo i nostri litorali e soprattutto il significato, il loro significato. Poi avremo la dottoressa Maggi, che ci parlerà invece della granulometria, quindi del sedimento, un elemento di valutazione della qualità dell'ambiente e come questo viene visto nel panorama normativo. Poi abbiamo Gabriele Matteucci, che ci racconta del percorso di intercalibrazione e dei risultati che sono stati conseguiti, e infine Maria Celia Magno, che farà una presentazione sia sulle metodologie che sulla strumentazione. Non rubo altro tempo, passo la parola a Elena Romano e grazie. Buongiorno a tutti, questa prima presentazione è stata pensata un pochino per cercare di dare un quadro sicuramente generale, non esaustivo, di quelli che sono i sedimenti che incontriamo lungo le nostre coste, per far capire anche dal punto di vista proprio di qualità e di tipologia l'importanza di avere delle analisi granulometriche che siano fatte in maniera completa e che rispecchino tutte le peculiarità di ciascun'area. Come
sicuramente sapete, diciamo, gran parte della nostra costa è praticamente rappresentata da coste alte e rocciose e diciamo in minima in, e per altri tratti abbiamo invece coste basse e sabbiose. Questo chiaramente influenza la granulometria dei sedimenti che poi troveremo in mare, insieme chiaramente alla geologia del territorio, che come sappiamo, diciamo, per la penisola italiana è molto complessa, e che determina chiaramente delle modifiche sia da un punto di vista proprio tessiturale che mineralogico. La distribuzione poi, per come la immaginiamo, diciamo, lungo la linea di costa, chiaramente sarà un'interazione tra fattori diversi in termini di contributi fluviali piuttosto che moto ondoso, correnti, morfologia del fondale e così via. Facendo un passetto all'indietro, quindi cercando, diciamo, anche se in maniera molto semplicistica, di capire i nostri sedimenti marini da che cosa arrivano, e sappiamo, diciamo, tutti quanti che sicuramente derivano da una deposizione e accumulo di materiale organico e inorganico ad opera di processi di degradazione, erosione e trasporto dovuti ad agenti esogeni, quali può essere, diciamo, le precipitazioni, fiumi, venti, ghiacci e quant'altro, e che chiaramente tendono a spostarsi, a muoversi prevalentemente per gravità e o ruscellamento se vengono spostati con i fiumi. E questo chiaramente comporta che, diciamo, l'ambiente marino diventa comunque il destino finale di molti di questi sedimenti, che una volta chiaramente arrivati in mare risentiranno, diciamo, di quella che è i fattori che condizionano l'ambiente marino. L'altro, diciamo, elemento importante è la tipologia del sedimento e la quantità che arriva, che chiaramente sarà, diciamo, funzione di quella che è la nostra geologia, quindi quali sono le nostre, diciamo, rocce di origine dalle quali questi derivano, e chiaramente la portata e maturità dei corsi d'acqua che li trasportano. Insieme alla morfologia della costa abbiamo poi la morfologia del fondale, che chiaramente può influenzare le modalità di deposizione di questi sedimenti, insieme chiaramente alle attività di subsidenza piuttosto che all'interazione tra i processi fluviali e marino-costieri, come possono essere, abbiamo detto, maree e correnti, ma anche alla presenza di opere ingegneristiche che in qualche modo vanno, diciamo, a influire sulle modalità di distribuzione, e anche in questo caso chiaramente di che quantità e tipologia di sedimento stiamo parlando. La circolazione è sicuramente quella che influenza maggiormente la distribuzione dei sedimenti, specialmente nel Mar Mediterraneo, che comunque è caratterizzato da, diciamo, un'estrema variabilità delle correnti e del moto ondoso. Sicuramente sedimenti grossolani percorreranno, diciamo, distanze limitate rispetto alle caratteristiche energetiche dell'ambiente, mentre quelli fini li possiamo, diciamo, trovare ridistribuiti anche a centinaia di chilometri di distanza. In modo sempre molto semplicistico abbiamo una circolazione sul lato Adriatico prevalentemente, diciamo, di tipo antiorario, con un trasporto prevalente, diciamo, verso sud. E mentre sul lato tirrenico la circolazione è un po' più complessa ed è legata proprio alle caratteristiche morfologiche del bacino, e quindi con direzioni variabili a seconda dei tratti che consideriamo. Ma, diciamo, di che sedimenti, cioè come immaginiamo i sedimenti che possiamo trovare in mare? E chiaramente sono una composizione, diciamo, variabile di particelle con dimensioni differenti, che possono variare da molto grossolane a molto fine, e che sono presenti in percentuali diverse a seconda dell'ambiente in cui questi si depositano. Le classi principali, diciamo, dal punto di vista sedimentologico sono considerate le ghiaie, quindi con dimensioni superiori ai 2 mm, e sono generalmente, diciamo, frammenti litici o di sedimenti semiconsolidati o semicoerenti, che sono, diciamo, indicazione diretta di quella che è la litologia madre. La forma più o meno arrotondata chiaramente dipenderà dalla tessitura della roccia madre, oltre che dal grado di degradazione. Le sabbie, che invece generalmente sono
comprese tra i 2 mm e i 63 micron, quindi tra il limite inferiore delle ghiaie fino ai 63 micron, in genere sono granuli monominerali con spesso presenti, diciamo, le cristalli o frammenti di esso, e con la possibilità, diciamo, di avere anche frammenti litici nelle frazioni più grossolane. Il minerale generalmente più comune nelle sabbie è il quarzo, in quanto, diciamo, minerale più stabile. Nella parte più fine, quindi limi e argille, rispettivamente, diciamo, intervallo dimensionale tra il limite delle sabbie, limite inferiore delle sabbie 4 micron per i limi e sotto questo valore per le argille, abbiamo chiaramente i limi costituiti più o meno dagli stessi minerali delle sabbie, ma con una maggiore quantità di minerali meno stabili, come possono generalmente essere felspati e miche rispetto al quarzo. Al di sotto invece abbiamo prevalentemente fillosilicati, che non derivano chiaramente direttamente dalla roccia madre, ma sono generalmente un prodotto di interazione tra le rocce ignee e l'ambiente esogeno in cui si trovano a depositarsi. Quindi, se immaginiamo, diciamo, un profilo costa largo delle nostre coste, avremo chiaramente sabbia e ghiaia, quindi materiale più grossolano, depositati più vicino a costa, generalmente dove sono presenti sistemi ad elevata energia o coste alte rocciose, piuttosto che allo sbocco delle foci fluviali, mentre sedimento più fine lo troveremo più a largo o comunque dove abbiamo coste basse pianeggianti, aree a bassa energia o ambienti profondi. E quella che, diciamo, segue adesso è una schematizzazione anche qua del tipo di sedimenti che possiamo trovare lungo le nostre coste. È difficile fare una cosa molto dettagliata perché non basterebbe, diciamo, una giornata, però sicuramente possiamo fare degli esempi. Quindi abbiamo, diciamo, immaginato un esempio in Adriatico, dove chiaramente abbiamo una sedimentazione fortemente condizionata da apporti del fiume Po, che sono, diciamo, prevalentemente fini e che, diciamo, proprio in funzione del tipo di circolazione dell'Adriatico vengono, diciamo, distribuiti quasi esclusivamente verso sud. Quindi come vedete dalla cartina, diciamo, adiacente, che è una delle cartine, diciamo, sedimentologiche storiche per questa zona, avremo chiaramente la zona a nord del Po, che immaginando un gradiente costa largo avremo, diciamo, passiamo da sabbie costiere a, diciamo, sedimenti sempre abbastanza grossolani fino ad arrivare alle sabbie relitte, e nella zona del meridionale invece dove si riconosce, diciamo, un profilo più classico, quindi si passa, cioè una transizione da sabbie a peliti, e dove la fascia sabbiosa può essere, diciamo, abbastanza ristretta e quella pelitica è decisamente più ampia. Nel Tirreno abbiamo una situazione molto più variabile, e chiaramente legata proprio alle caratteristiche morfologiche del bacino, agli apporti locali che sono, diciamo, localizzati in più punti, alle correnti prevalenti, alla morfologia, alla piattaforma che costiera, che in alcuni casi è molto estesa, in altri invece è limitata, magari con presenza di canyon o altre cose. E anche qui, diciamo, abbiamo riportato un paio di esempi, sempre, diciamo, avvalendoci di carte, diciamo, di distribuzione già presenti, e quindi magari immaginiamo la foce del Tevere, dove avremo anche qui, diciamo, una successione costa largo abbastanza, diciamo, standard, mentre in zone, diciamo, più settentrionali, come per esempio a nord di Civitavecchia, abbiamo, diciamo, sedimenti fini già in prossimità della costa proprio per le caratteristiche morfologiche. Un altro degli elementi importanti che va a costituire, diciamo, che è, diciamo, una conoscenza importante per le caratteristiche dei sedimenti, sono quelli che sono i contributi mineralogici, che in qualche modo vanno a costituire una parte importante del sedimento e che, diciamo, poi ne influenzeranno la sua sia distribuzione che evoluzione. Anche qui, cercando di dare, diciamo, uno schema abbastanza sintetico, avremo un Adriatico settentrionale con sedimenti prevalentemente calcareo dolomitici, che quindi rispettano un po' le, diciamo, le rocce che troviamo sulla costa, e scendendo, diciamo, verso la parte centrale ci incontreremo sedimenti di natura quarzoso felspatica carbonatica, e nella zona pugliese magari
diciamo, considerando il tipo di rocce che abbiamo, diciamo, in superficie, avremo sedimenti prevalentemente carbonatici. Spostandoci sul lato tirrenico ci troveremo prevalentemente sedimenti quarzoso-felspatici con locali apporti o di tipo carbonatico o vulcanoclastico, prevalentemente nell'area toscana, laziale e campana. E passando alle isole, diciamo, maggiori, in Sicilia avremo una composizione prevalentemente quarzoso-felspatica carbonatica, ad eccezione del settore centro-meridionale, che risente, diciamo, dell'apporto di sedimenti vulcanici, diciamo, derivanti dall'Etna, mentre in Sardegna, diciamo, possiamo dire, nonostante la complessità geologica di questa regione, i sedimenti sono, diciamo, prevalentemente di tipo quarzoso-felspatica con locali, diciamo, arricchimenti carbonatici. E, diciamo, questa è una, diciamo, slide che ho, diciamo, immaginato e che, diciamo, andrà un po' più in dettaglio in quelle successive, per dare proprio un'idea di come sono diversi i sedimenti a secondo del tipo di costa. Questo è stato possibile un po' grazie, diciamo, all'esperienza che abbiamo acquisito in tutti questi anni come laboratorio, e anche, diciamo, all'archivio fotografico che siamo riusciti a raggiungere avendo la fortuna di lavorare in diversi settori della costa italiana. Quindi parliamo, diciamo, di oltre 10.000 dati, di cui 4-5.000 sono, diciamo, archiviati anche da un punto di vista di osservazioni al microscopio, quindi di fotografie. E, diciamo, quello che le immagini che vi volevo far vedere dopo era proprio far vedere come possono essere diversi i sedimenti e come, ed è per questo motivo che è importante, diciamo, avere un'analisi granulometrica completa, che poi, diciamo, vi racconterà, diciamo, Maria dopo nel seguito, e, diciamo, informazioni che poi ci aiutano, diciamo, a comprendere sia gli aspetti, diciamo, del bacino in cui che stiamo studiando, ma anche tutto quello che è collegato a potenziale contaminazione piuttosto che attività di erosione, trasporto e quant'altro. E anche qui facciamo, diciamo, un breve excursus lungo la costa, quindi abbiamo degli esempi: Alto Adriatico, dove abbiamo prevalenza di sabbia a composizione calcareo-dolomitica, a scendere, diciamo, verso sud con un aumento, diciamo, della componente quarzoso-felspatica. Qui abbiamo un esempio, diciamo, di sabbie provenienti dal litorale veneto, dove quelli a sinistra che vedete hanno, diciamo, prevalentemente una composizione carbonatica, mentre invece in quello a destra, diciamo, zona Bellaria per chi la conosce, abbiamo prevalentemente sabbie costituite da quarzo-felspati, miche, con anche una diffusa presenza organogena, vedete resti di gusci di organismi ed altro. Scendendo, diciamo, verso sud ci ritroviamo con un aumento della composizione quarzoso-felspatica e contemporaneamente anche di quella carbonatica. Qui abbiamo un esempio a Civitanova Marche, per esempio, con sabbia costituita in gran parte da quarzo, felspati e elementi calcarei. Mentre nella zona di San Benedetto del Tronto abbiamo delle bellissime, diciamo, sabbie in cui predominano, diciamo, diversi minerali pesanti come granati in questo caso, che sono di probabile provenienza padana. Scendendo sempre a sud abbiamo preso un esempio, diciamo, per Taranto, quindi, diciamo, costa pugliese, dove abbiamo una composizione prevalentemente carbonatica, mentre andando, diciamo, sul lato calabrese vediamo come cambia, diciamo, la composizione dei sedimenti, dove sono molto meno elaborati, molto più grossolani, dove la natura è granitoide a differenza della parte carbonatica pugliese, e dove ci sono diversi minerali sempre abbastanza evidenti. E spostandoci sul lato tirrenico abbiamo, diciamo, portato alcuni esempi. Qua abbiamo la Campania con San Giovanni a Teduccio, che è subito fuori, diciamo, il porto di Napoli, dove abbiamo una classica sabbia vulcanoclastica con frammenti di tufo, pomici, vetro, cristalli di pirosseno, si vede plagioclasio, magnetite, olivina e altri minerali, diciamo, di origine vulcanica. E nel lato, diciamo, nella fotografia di destra invece un esempio di un sedimento di Bagnoli, che poi, diciamo, ci sarà una presentazione ad hoc, dove chiaramente al granulo,
alla composizione naturale del sedimento si è, diciamo, integrata anche una parte antropica che è legata, diciamo, a dei frammenti di loppa di alto forno derivanti dal sito industriale presente a Bagnoli. E spostandoci verso sud, verso nord abbiamo, diciamo, sedimenti che diventano di natura prevalentemente carbonatica e un aumento, diciamo, vulcanoclastica in corrispondenza, diciamo, di complessi vulcanici. Qui abbiamo un esempio, diciamo, di Anzio, con sabbia costituita prevalentemente da quarzo, felspati, litici calcarei e vulcanoclastici, con pirosseni, biotite, mentre a Montalto di Castro vedete come la sabbia è, diciamo, presenti notevoli numerosi minerali, quindi un apporto sostanzialmente di tipo vulcanico e che cambia completamente, diciamo, la tessitura del sedimento. Andando sempre verso nord, Toscana, Liguria, cioè abbiamo alcuni esempi, diciamo, Follonica, c'è cioè una bellissima sabbia a predominante componente quarzosa, quindi dove i granuli diciamo, risultano caratterizzati da un'elevata maturità tessiturale, mentre invece in Liguria, dove chiaramente abbiamo una morfologia della piattaforma più articolata con, diciamo, una circolazione particolare, abbiamo dei sedimenti molto più grossolani, abbiamo una componente, diciamo, ofiolitica nella composizione dei sedimenti abbastanza evidente. Passando alle isole, diciamo, anche qui abbiamo due estremi, ho preso, diciamo, zona di Milazzo, per chi la conosce, dove abbiamo sedimenti, diciamo, grossolani, una sabbia costituita in prevalenza da litici di natura metamorfica, o se ci spostiamo nella zona più occidentale, diciamo a Gela, dove chiaramente la parte sabbiosa è costituita, sono sedimenti, sabbie molto fini, costituiti in prevalenza da quarzo, felspati, con subordinati dei granuli calcarei e miche. E l'ultima isola, non per questo meno importante, abbiamo la Sardegna, che ha una sua complessità, diciamo, particolare, perché, diciamo, dal punto di vista geologico troviamo tante realtà differenti e che, diciamo, ritroviamo poi nei sedimenti marini, quindi sia da un punto di vista di maturità tessiturale che di composizione del sedimento. Anche qua abbiamo preso un paio di esempi, quindi Golfo di Cagliari con, diciamo, sabbie e ghiaie di natura prevalentemente granitoide, e a Bugerro invece vedete che le sabbie hanno una composizione prevalentemente quarzoso, felspatica, carbonatica con una maturità tessiturale più elevata. E l'ultimo elemento che, diciamo, contribuisce a caratterizzare i sedimenti è l'apporto antropico. Spesso e volentieri in diverse zone, diciamo, della penisola italiana abbiamo sedimenti che, diciamo, sono stati alterati rispetto alla loro natura originale da un apporto antropico e che sono diventati parte del sedimento, quindi sono stati rielaborati e che vanno comunque, diciamo, presi in considerazione proprio per, diciamo, tutte le valutazioni relative ai sedimenti. Qui abbiamo, diciamo, due esempi a cui sono particolarmente affezionata, Rada di Augusta, dove, diciamo, in tutti i sedimenti proprio legati all'attività industriale dell'area, spesso e volentieri e fino a profondità anche importanti, troviamo queste sferule di, diciamo, di natura prevalentemente antropiche che vanno a far parte del sedimento e quindi le ritroviamo anche nella granulometria del sedimento. E Bagnoli, diciamo, di cui avevamo già parlato anche prima, dove parte, diciamo, di quelli che erano il materiale di scarto della lavorazione dell'impianto è andata a costituire, diciamo, creare un nuovo tipo di sedimento. E sono tutti elementi importanti, sono tutte cose che aiutano, diciamo, ci possono aiutare ad avere una comprensione del nostro territorio, ma sono tutti elementi che poi aiutano per il chimico che deve fare la sua valutazione sulle quantità di probabili contaminanti che trovano, per il sedimentologo che vuole capire quali sono, diciamo, le aree di erosione piuttosto che di deposizione, per, diciamo, tutti quelli che in qualche modo vogliono, diciamo, è un elemento importante e non essendo, diciamo,
non avendo dei fondali omogenei, per cui una volta che magari uno dice ne ho studiato uno, sono tutti uguali, per noi non è così, quindi a maggior ragione dobbiamo avere maggiore, diciamo, attenzione a questo parametro. Grazie, una bella presentazione, da parte che diciamo che rappresenta in maniera fotografica l'insegnamento, secondo me è un elemento molto importante, su scala che si è passato, abbiamo fatto il professor Chioggi. Buongiorno a tutti. Allora, dopo la presentazione appunto di Elena, no, perché mi dava fastidio sotto. La domanda a questo punto è: ma questa caratterizzazione fisica, queste analisi granulometriche sono effettivamente richieste dalla normativa? E quindi diciamo lo scopo di questa presentazione è un po' andare a diciamo spulciare, a ripercorrere appunto le normative che sono relative appunto che richiedono la caratterizzazione del sedimento, e andare a scovare appunto laddove vengono effettivamente richieste una caratterizzazione fisica, e quindi esplicitata la richiesta di analisi granulometriche. Quindi il percorso da seguire sarà ovviamente quello di andare a scovare quali sono appunto le normative dove viene richiesta una caratterizzazione ambientale del sedimento. Perché vado a fare una valutazione ambientale del sedimento marino? Fondamentalmente per due motivi, diciamo, principali. Poi chiaramente dentro a questi due motivi che ho rappresentato c'è il mondo in realtà, però appunto, diciamo, in modo quasi un po' didattico, diciamo, abbiamo identificato questi due grossi motivi. Uno è il motivo è: cosa ne faccio di questi sedimenti, come me li posso gestire, e quindi appunto la cosiddetta gestione della risorsa. L'altro invece scopo è quello che vede, diciamo, l'impiego del sedimento come un indicatore di qualità appunto del corpo idrico. Allora, seguendo questi due, diciamo, percorsi, andiamo a cercare di individuare quali sono le normative principali in cui viene richiesta appunto la caratterizzazione del sedimento marino. Per quanto riguarda la gestione della risorsa, il panorama è prettamente, diciamo, di tipo nazionale. Non abbiamo normative sovranazionali che riguardano questo tipo di argomento a cui l'Italia in qualche modo deve ottemperare. Qui ho riportato, diciamo, le principali normative, quindi partiamo dal DM del 24 gennaio 96, che ormai, diciamo, ha i suoi 20 anni di anzianità, poi passiamo al vecchio 152 del 99, e in mezzo ha inserito il manuale IGRAM APAT del 2006, che ovviamente non è una normativa ma è un trade union, diciamo, appunto tra le normative che ho appena citato e le successive, il DM 7 novembre 2008 e i decreti di ultima emanazione, rispettivamente il 172 del 2016 e il 173 del 2016. Partiamo dal DM del 24 gennaio 96, bene o male lo conoscete tutti, immagino che la platea, diciamo, appunto, che c'è sia esperta appunto nel settore. È un decreto che raccoglie nel suo insieme tutte le autorizzazioni relative alla movimentazione di sedimenti marini in senso lato, quindi sia che si parli di dragaggio portuale, che di scarico a mare, oppure di ripascimento di litorali, oppure di movimentazione per la posa di cavi condotte. Il decreto, sia nell'allegato B1 che nell'allegato B2, riporta tutta una serie di specifiche per la caratterizzazione appunto del materiale da movimentare. E per quello che riguarda il nostro obiettivo di oggi, oltre a un elenco di parametri chimici che devono essere diciamo monitorati, e di parametri microbiologici, richiede anche esplicitamente la caratterizzazione fisica del sedimento. Quindi chiede che venga fatta una descrizione appunto macroscopica
microscopica del sedimento, richiede un'analisi granulometrica secondo la scala Wentworth e poi in aggiunta per le caratteristiche fisiche chiede anche la specifica della percentuale di umidità e del peso specifico. I contenuti del 24 gennaio sono avvallati, continuano, diciamo, nel facciamo un discorso cronologico ovviamente, no? Come successione di normative, quindi continuano ad essere avvallati dal decreto legislativo 152 del 99 e anche in questo caso questo decreto legislativo all'articolo 35 ribadisce che l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione derivante di sedimenti marini derivanti da attività di escavo è il Ministero, continua ad essere il Ministero dell'Ambiente, e continuano a valere i contenuti del 24 gennaio, quindi continua ad essere richiesta una caratterizzazione fisica del sedimento da movimentare. Arriviamo invece con la legge del 2002 al momento in cui un pezzo, diciamo così, di quello che era il contenuto del 24 gennaio si stacca. Perché? Perché con questa normativa il Ministero trasferisce la competenza per quanto riguarda il rifacimento degli interventi, diciamo, sulla fascia costiera alle regioni. Quindi di tutto quello che era il blocco iniziale del DM del 24 gennaio, un pezzetto, diciamo così, si stacca. Quindi in merito agli interventi di rifacimento della fascia costiera, le regioni non hanno più l'obbligo, diciamo così, di ottemperare al DM del 24 gennaio, sebbene comunque il Ministero in qualche modo, diciamo, tenda comunque a consigliare, diciamo così, di continuare ad attenersi al DM del 24 gennaio. Quindi ecco che esce fuori, diciamo, arriviamo al 2006 con la formulazione del manuale per la movimentazione dei sedimenti marini. Perché è importante questo manuale? Perché, vabbè, innanzitutto ovviamente il Ministero l'ha chiesto a suo tempo a ICRAM e APAT, oggi sono ISPRA, e quindi ovviamente, diciamo, ISPRA rappresenta quello che erano i produttori di questo manuale allora. L'ha chiesto perché? Per fare un po' di chiarezza, diciamo così, e di definire quelle che erano sia le metodologie di campionamento, che i metodi di analisi, che i criteri di classificazione proprio relativi ai sedimenti, diciamo, da movimentare alla luce del 24 gennaio del 96. Questo manuale rappresenta, diciamo, un ulteriore sviluppo, possiamo dire così, del DM del 24 gennaio. In che senso? Che chiaramente il DM rimane sempre la normativa di riferimento, però vengono implementati una serie di aspetti. Sono implementati i parametri chimico-fisici, vengono introdotte le analisi ecotossicologiche e soprattutto rispetto al DM del 96 vengono introdotti i valori di riferimento per, appunto, la classificazione del materiale da movimentare. Questo è importante perché in realtà il DM del 96 fornisce solo un elenco, un mero elenco di parametri da caratterizzare, diciamo, con cui caratterizzare il sedimento, ma non dà alcun riferimento in termini di limiti di confronto e di valori soglia. Quindi il manuale ICRAM del 2006 rappresenta diciamo il primo diciamo così, atto in cui viene proposto un approccio tabellare e vengono riportati dei valori di riferimento. Diciamo, entrando rapidamente nei contenuti del manuale, per quello che riguarda gli aspetti che oggi ci interessano, cioè la richiesta, diciamo così, la presenza di analisi fisiche, sia che si tratti di caratterizzazione perché appunto ho del sedimento che proviene da aree portuali, sia perché il sedimento proviene invece magari da aree marine fluviali, sia che venga da aree marine non costiere, in ogni caso sono richieste tutta una serie di parametri diciamo chimici e microbiologici, ma anche una caratterizzazione fisica del sedimento. Quindi ancora una volta è richiesta, come nel DM del 96, una descrizione macroscopica del sedimento, una caratterizzazione granulometrica e poi anche una descrizione delle principali caratteristiche mineralogiche. L'importanza, diciamo, della caratterizzazione granulometrica è presente, diciamo, trova riscontro nelle tabelle che sono riportate, nei valori di riferimento che sono riportati all'interno del manuale. In particolare, quando se andiamo alla tabella
dove vengono riportati i livelli chimici di base, notiamo che per quanto riguarda i metalli e gli elementi in tracce, viene proposto un doppio valore di livello chimico di base in funzione della percentuale di pelite presente nel sedimento. Quindi la percentuale di pelite possiamo dire divide le due colonne, ovvero se la pelite è inferiore al 10% vanno presi i valori di riferimento della prima colonna, se la pelite risulta superiore al 10% vengono presi i valori di riferimento della seconda colonna. Sempre in ordine cronologico arriviamo al decreto del 7 novembre 2008. Si tratta di un decreto che disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale e in particolar modo per quanto riguarda le analisi fisiche del sedimento viene tutto rimandato all'allegato A che è contenuto, che è parte integrante del decreto. Ebbene, al paragrafo 10 sono riportate le analisi appunto da effettuare per caratterizzare il sedimento ed è esplicitato in modo chiaro la richiesta di analisi fisiche, in particolare di caratterizzazione granulometrica. A questo DM va riconosciuto di essere il primo DM che in modo molto chiaro definisce che cosa vuole da queste analisi granulometriche. Io non so se riuscite, forse lo è infatti perché io lo vedo piccolo e quindi probabilmente è effettivamente piccolo e non lo vedete, però in pratica questo DM è effettivamente il primo decreto nel quale viene esplicitato il metodo analitico con cui effettuare le analisi granulometriche, quindi viene specificato proprio granulometro laser piuttosto che sedigrafo, mi dispiace che non si riesce a leggere, e vengono individuate appunto le classi granulometriche che non si fermano fino alla pelite, quindi ghiaia, sabbia e pelite in realtà richiedono la caratterizzazione anche di classi granulometriche metriche all'interno della pelite, quindi la specifica silt e argilla. Posso bere un secondo che c'ho? Scusate un secondo, grazie. Ok, allora arriviamo al 2012. Allora, in realtà, così come era successo 10 anni prima con gli interventi di ripascimento della fascia costiera, con questo decreto legislativo il Ministero trasferisce anche quest'altro pezzo, quest'altra competenza alle regioni, la competenza relativa all'immersione in mare di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini. Quindi in realtà possiamo dire che si stacca un altro pezzo, del DM del 24 gennaio del 96. Anche in questo caso comunque il Ministero, continua a consigliare alle regioni di seguire l'approccio che è stato adottato fino adesso, ovvero quelli che sono i criteri contenuti nel manuale ICRA-MAPAT del 2006, e questo al fine di omogeneizzare e rendere coerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Chiaro che comunque in qualche modo c'è la mancanza, c'è una sorta di, potremmo dire, di buco normativo. Questo buco normativo che arriva fino al 2016. Perché? Perché in quest'anno, appunto, il 15 luglio del 2016, sono stati emanati due decreti contemporaneamente, ma quello che ci interessa per questo discorso è il 173 del 2016, che è stato emanato contemporaneamente, appunto, come vi facevo vedere prima, al 172 appunto del 2016. Questo, brevemente raccontiamo questo, ma è molto veloce, in realtà questo decreto, che è relativo alle operazioni di dragaggio sempre nei siti di bonifica, non fa altro che ribadire quelli che sono i contenuti del decreto del 7 novembre 2008, ovvero la caratterizzazione di questi sedimenti deve essere fatta rispettando i contenuti dell'allegato del 7 novembre 2008. Quindi ancora una volta viene richiesta una caratterizzazione
condizione fisica del sedimento da movimentare, con le specifiche dettagliate contenute nel decreto del 7 novembre 2008. Invece appunto quest'altro decreto, il 173, diciamo il decreto subito dopo quello di prima, in realtà è proprio il decreto che regolamenta quelli che sono i criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, quindi in qualche modo è il decreto che va a colmare questo buco normativo, potremmo dire che comunque diciamo di circa 10 anni, perché poi è quello che va a colmare il cosiddetto articolo 109 del 152 del 2006, che chiedeva appunto di specificare diciamo questi criteri tecnici. Ora, senza entrare diciamo nel merito di questo decreto, che comunque è anche un decreto piuttosto complicato e ha degli aspetti che possono, diciamo, da un punto di vista tecnico possono essere più o meno condivisibili, per quello che ci riguarda oggi diciamo andiamo direttamente al capitolo 2, dove viene richiesta la caratterizzazione appunto del sedimento da movimentare. E vengono individuati due percorsi: un primo percorso diciamo in cui la caratterizzazione del sedimento è completa, quindi si fa tutta una caratterizzazione chimica, fisica ed ecotossicologica del sedimento, e un percorso 2 invece che ci interessa di meno, perché richiede solamente una caratterizzazione semplificata, dove fondamentalmente si fa solo l'ecotossicologia e la caratterizzazione chimica e fisica avviene, passa in secondo piano. Quindi relativamente al percorso 1, quello con la caratterizzazione appunto completa, vengono richieste tutta una serie di parametri, e oltre ai parametri chimici e microbiologici viene richiesta ancora una volta una caratterizzazione fisica del sedimento, quindi in tabella 2.6, non so se questa si vede, poi questa non si vede granché, in tabella 2.6 vengono comunque richiesti appunto, ci sono le specifiche dei parametri fisici, quindi una descrizione macroscopica del sedimento, una caratterizzazione granulometrica, che però in questo caso si ferma comunque alla pelite, quindi non viene richiesto di specificare le classi, diciamo tra virgolette, passatemi il termine, più piccole, diciamo inferiori, quindi silt e argilla, e una diciamo descrizione mineralogica delle principali caratteristiche mineralogiche. E diciamo che con questo abbiamo finito diciamo il percorso relativo alla gestione del sedimento, diciamo della caratterizzazione del sedimento come gestione della risorsa. Questa voglia, vabbè, mi sbrigo, cerco di sbrigarmi. E passiamo alla qualità del corpo idrico. Dunque qui in realtà dobbiamo partire anche da normative sovranazionali, perché spesso e volentieri diciamo quelle che poi applichiamo in Italia sono in realtà dei ricevimenti di input di normative appunto sovranazionali. Allora, brevemente dovremmo partire, diciamo in modo corretto bisognerebbe partire dalla Convenzione di Barcellona del 76, perché è la prima convenzione diciamo a mettere diciamo a tirare giù, a mettere nero su bianco tutta una serie di processi e di procedure per prevenire, combattere ed eliminare l'inquinamento in mare, l'inquinamento marino. Dal 76 bisogna aspettare fino al 2000 per arrivare ad ottenere una nuova direttiva, perché questa è europea, diciamo quell'altra no, vabbè, comunque diciamo una direttiva completa per quello che riguarda la tutela diciamo di tutte le acque sia superficiali che sotterranee, quindi la cosiddetta appunto direttiva quadro sulle acque. Dal 2000 passiamo al 2008, dove dove viene emanata la direttiva quadro sulla strategia marina, che è quella che poi ci riguarda un po' più da vicino come argomenti. Allora, velocemente, la direttiva quadro sulle acque, che poi è quella che ancora oggi diciamo determina tutta una serie di attività e di monitoraggio che vengono eseguite sul territorio italiano, che merito ha? Ha quello di proporre un approccio combinato tra stato chimico e stato biologico. Questa era una novità, perché ovviamente fino al prima del 2060 l'approccio che si seguiva era solamente un approccio di tipo chimico per valutare la qualità del corpo idrico. E
Per valutare invece appunto lo stato ecologico del corpo idrico vengono quindi proposti tutta una serie di elementi di qualità, quindi biologici, idromorfologici, fisico-chimici e chimici, che però per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'aspetto chimico in realtà, vengono eseguiti fondamentalmente nella matrice acqua. Questo è un limite, possiamo dire così, dell'Europa, un po' delle normative europee che riguardano la qualità del corpo idrico, cioè la prima matrice che viene presa in considerazione è quasi sempre la matrice acqua, mentre le matrici più conservative, sedimenti e biota, passano un po' in secondo piano. E inizialmente è stato così anche per la 2060, fino a che in realtà non è stata emanata la cosiddetta direttiva figlia, la 105 del 2008. Questa direttiva apre alle matrici più conservative, ovvero all'articolo 3, laddove chiaramente vengono descritti gli standard di qualità ambientale proposti per la matrice acqua. In realtà si dice che è facoltà dello Stato membro di poter individuare e quindi poi applicare degli standard di qualità ambientali anche sulla matrice sedimenti e sulla matrice biota. E in questa logica, nell'attività di Common Implementation Strategy, viene emanata la guidance numero 25, che è proprio una linea guida relativa al monitoraggio di sedimenti e biota in ottemperanza alla 2060. Perché siamo arrivati fin qui? Tutto questo per dirvi che all'interno di questa guidance, nonostante, come vi dicevo prima, la matrice sedimento sia un po' una matrice secondaria, in realtà però all'interno di questa guidance viene data una grossa importanza alle matrici appunto conservative, sedimenti e biota, e in particolare nel capitolo 5 vengono riportate tutta una serie di specifiche per quanto riguarda la caratterizzazione fisica del sedimento e le analisi appunto granulometriche che debbono accompagnare le analisi chimiche. Oh, ultima direttiva, però qua mi manca ancora un po', quanta pazienza ci avete? Allora, sì. Allora, in realtà possiamo questa è giusto per chiudere il discorso, allora, sulle direttive relative alla 2060. E nel 2013 viene emanata un'altra direttiva figlia, che è la 39, che fondamentalmente semplicemente amplifica gli standard di qualità, implementa gli standard di qualità ambientale nella matrice acqua, inserisce standard di qualità per il biota e continua a lasciare l'apertura agli stati membri per quanto riguarda gli standard di qualità sul sedimento. Quindi in buona sostanza rimane l'apertura che si era già vista con la 105 del 2008. La strategia marina, che è l'altra direttiva importante che ci riguarda, ha come ovviamente merito quello di aver ampliato l'approccio ecosistemico della direttiva quadro. Quindi l'ambiente marino è caratterizzato da tutto un insieme di descrittori, nella fattispecie 11 descrittori. Per quello che ci riguarda, il descrittore 8 è relativo ai contaminanti da ricercare in tutte e tre le matrici marine, quindi in acqua, sedimenti e biota. Quindi in questo caso non viene fatta come nel caso della 2060, non c'è una matrice prioritaria e le altre secondarie. Nella strategia marina è lo Stato membro che può scegliere poi in qualche modo di verificare dei contaminanti in una matrice piuttosto che altra, senza che ci sia una priorità tra le varie matrici. Salto e passo direttamente ai recepimenti nazionali. Queste direttive chiaramente hanno generato tutta una serie di recepimenti nazionali. Allora,
Questo solamente come cenno, perché è importante, perché partiamo dalla 979 dell'82, perché è la prima vera legge, diciamo, di tutela dell'ambiente marino, è la legge che mette insieme tutta una serie di disposizioni per la difesa del mare e soprattutto istituisce una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino. Questa rete di osservazione è poi quella che ha generato quello che la maggior parte di voi conoscono, ovvero il monitoraggio appunto marino-costiero, di accordo tra appunto Ministero e Regioni per la sorveglianza dell'ambiente marino. Il 152 del 99 ribadisce, diciamo, il fatto che bisogna effettuare queste analisi anche nelle matrici conservative, sedimenti e biota. E soprattutto diciamo questo il monitoraggio appunto marino costiero dà vita, è quello che poi in qualche modo giustifica la produzione del manuale, del vecchio manuale IGRAM del 2001, quello relativo appunto alle metodologie analitiche di riferimento, dove per quello che ci riguarda è presente una scheda nella quale vengono esplicitamente richieste le analisi fatta Elena a suo tempo, nella quale vengono esplicitamente richieste, l'analisi, diciamo, la caratterizzazione appunto granulometrica del sedimento con le specifiche che ovviamente le tecniche che c'erano, diciamo, anche allora. Allora qui iniziano tutta una serie di recepimenti appunto della 2060, diciamo che il 152 del 2006 li riassume un po' tutti, perché in realtà è il testo unico che poi contiene tutti i vari decreti di recepimento, quindi dal decreto tipizzazione al decreto monitoraggio al decreto classificazione, e soprattutto una cosa importante va detta, cioè che questi decreti di recepimento della 2060 in realtà recepiscono anche la 105 del 2008, cioè recepiscono quell'apertura che c'era stata in quella direttiva, ovvero quella di poter inserire standard di qualità ambientale anche sui sedimenti e sul biota. Quindi l'Italia che cosa fa appunto? È l'unico paese europeo, questo va detto, ad aver individuato e formulato degli standard di qualità ambientale sui sedimenti marini. Quindi nei vari decreti, diciamo, sono tutti raccolti appunto nel 152 del 2006, però nei vari decreti classificazione e monitoraggio sono riportati gli standard di qualità ambientale per i sedimenti marini. Per quanto ci interessa, cioè l'argomento di oggi, ovvero analisi granulometriche, sono richieste sì, no, in realtà in questi decreti, quindi diciamo, sono riportati solamente gli standard di qualità ambientale per i parametri chimici, ma nulla viene detto in merito alla caratterizzazione fisica del sedimento e all'analisi granulometrica. E, sebbene questa comunque venga fatta poi dalle varie regioni piuttosto che ARPA a livello appunto locale. Quindi qui abbiamo proprio una carenza, diciamo, nella normativa. Stesso difetto, chiamiamolo così, ce l'ha il decreto legislativo 172 del 2015, che recepisce l'ultima direttiva figlia della 2060, cioè la 39 del 2013. Anche in questo caso continua ad esserci ovviamente l'apertura sul sedimento, sul monitoraggio dei sedimenti marini, ci sono standard di qualità sui sedimenti marini, ma non si fa menzione di caratterizzazione fisica del sedimento né di richiesta esplicita di analisi granulometrica. Strategia marina, abbiamo finito, è l'ultima, decreto legislativo di recepimento della strategia marina, è il 190 del 2010. Anche in questo caso qui è importante che cosa? Questo decreto in realtà è come tutte le i decreti di recepimento, in realtà è un decreto un po' vuoto, cioè in realtà non ha dei contenuti specifici di dettaglio. Quello che sono importanti sono i due decreti, diciamo così, attuativi successivi, ovvero quello del 17 ottobre del 2014 e quello che ci riguarda più interessante da vicino, che è il decreto dell'11 febbraio 2015. Perché? Perché in quest'ultimo decreto
diciamo, viene appunto, vengono determinati sia gli indicatori associati ai traguardi ambientali, sia i programmi di monitoraggio, diciamo appunto, per la sorveglianza, per la strategia marina. E all'interno, negli allegati contenuti in questo decreto, nel programma 4, sottoprogramma specifico 4.6, si specifica appunto monitoraggio dei contaminanti chimici sui sedimenti marini. Quindi finalmente ritorniamo, diciamo, ai sedimenti marini, e le specifiche in realtà di dettaglio non sono contenute in questo decreto, perché il Ministero in realtà le ha stipulate direttamente con le ARPA. Quindi in realtà i dettagli poi di quanto contenuto in questo sottoprogramma 4.6 non sono presenti nella normativa, ma sono presenti in realtà negli accordi appunto di programma fatti tra il Ministero e le regioni e le ARPA, e quindi non sono riportati. Sappiamo, cioè vi posso dire però ovviamente, che è prevista anche una caratterizzazione fisica del sedimento con la richiesta di analisi granulometriche. Quindi concludo semplicemente dicendo che per quello che ci riguarda, insomma, da un punto di vista normativo c'è ancora tanto da lavorare, perché la normativa non è, diciamo, spesso non è coerente, ovvero non sempre vengono richieste le analisi granulometriche da affiancare con le analisi chimiche, e soprattutto laddove magari invece vengono richieste, magari non vengono esplicitati né metodi né tecniche di analisi, che è esattamente, diciamo, il motivo per cui in qualche modo siamo qui oggi. Quindi vabbè, niente, concludo. Grazie Chiara per la presentazione. Non serve il quadro normativo, risulta sempre un po' complicato per tutti, e però poi alla fine insomma come si dice il nostro lavorativo. Allora io a questo punto procederei in intervallo, però accorciando i tempi per cercare di rimanere in quelli che ci siamo dati. Quindi sono le 11.20, direi un quarto d'ora al massimo. Per chi si vuole prendere un caffè, non abbiamo catering, e uscivi dal Ministero, poi dal Ministero sulla sinistra c'è un palco. Vi prego cortesemente la puntualità nel rientrare, perché se lo
no, EMC.